Io oggi non sono vegetariano solo perché fa bene essere vegetariani, no? Io sono vegetariano perché ho deciso di non, nei limiti del possibile, di non partecipare alla morte voluta di esseri viventi. Ma neanche perché sto cercando di essere buono, no? Neanche per quello, per un fatto legato proprio a una voglia di evoluzione, a una ricerca di evoluzione, a una ricerca interiore di evoluzione. Che il mio essere vegetariano è una scelta morale. Ma come si può allevare la vita per uccidere e mangiarsela? Tutto per ingrassare, tutto perché possiamo avere anche noi parte di questa realtà, ce la possiamo mangiare. Credo che mangiare del dolore non possa far bene, mangiare dei cadaveri poi ancora meno, perché il nostro corpo non è fatto per nutrirsi di carne che rimane dentro di noi per 2-3 giorni prima di essere evacuata. No, è una cosa alla quale poi ci si appassiona per tutti coloro che insomma intraprendono questa strada dell'alimentazione diversa. Sicuramente se possiamo raccontare una cosa della nostra esperienza, che dopo un po' che mangi in un certo modo, che quindi rompi, no, quella tradizione, ti rendi conto che di certe cose non hai più bisogno. Io ho 88, anzi quasi 89, quindi io non ho mangiato carne. E non le viene voglia di assaggiarla? No, anzi, mi fa schifo. Sono cadaveri, scusi. Allora, i medici vi dicono, bisogna mangiare poco, ma di tutto. Perché quando io ho un infarto, improvvisamente mi tolgono tutti i grassi animali, tutti i formaggi, mi mettono proteine vegetali, perché io sono già schiavo della farmacologia. E più vivo, più rendo. Quindi noi siamo materiale umano da macello, cioè per loro, che dobbiamo dare. Quindi è questo che dobbiamo capire queste incongruenze. Pensare anche in maniera diversa. Questo mi ha aiutato molto a me e alla mia famiglia, perché la mia famiglia è tutta vegana, compresi i due bambini di 10-8 anni, loro sono vegani da un po' di anni, quindi io vedo che hanno fatto nello sport e soprattutto a scuola un passo in avanti incredibile.